Radio Radicale, siamo con il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, dopo che è stato dato mandato al relatore per portare la legge di bilancio domani in aula. Insomma, non c'è stata la possibilità di modificare nulla. No, io penso che sia un atteggiamento di assoluta irresponsabilità da parte dell'attuale maggioranza. Ovviamente la credibilità già scarsa con cui si accreditavano è crollata definitivamente, visto che soprattutto il Partito Democratico nella precedente legge di bilancio aveva ricorso alla Corte Costituzionale indignato per gli scarsi tempi disponibili per lavorare sulla legge di bilancio. Questi tempi, in questa circostanza, con un governo di cui fa parte il Partito Democratico, si sono più che dimezzati e quindi siamo all'interno di una contraddizione. Però i cittadini che ci ascoltano devono sapere che cosa significa. Significa in buona sostanza che i deputati sono qui presenti, ricevono da parte del Senato una legge che ha lavorato solo e soltanto e anche di corsa nel Senato della Repubblica, è stata licenziata e qui noi possiamo soltanto, senza aprirla, senza apportare contributi, quelli che possono provenire dai territori, dalle categorie, quelli su cui ci si è anche spesi dal punto di vista della ricerca del consenso con gli impegni cosiddetti elettorali. Quindi noi non siamo nelle condizioni di neanche discutere una sola nostra proposta emendativa. Questo accadrà in particolare non solo qui in Commissione, dove già la violenza si è perpetrata, ma accadrà anche nelle prossime ore in aula, perché il governo apporrà la fiducia, la questione di fiducia, e quindi confermerà che non solo non vuole parlare in Commissione della manovra di bilancio, ma non ne vuole parlare neanche nell'aula parlamentare. Ecco, adesso potete fare ricorso. Sì, ma il problema, vede, il ricorso lo possiamo anche fare, magari sarà un ricorso contro noi stessi, perché quando staremo al governo arriverà forse la sentenza della Corte Costituzionale, non credo che sarà vigente ora e che quindi andrà a colpire l'attuale governo. Però al di là delle battute, qui il problema è serio, perché voglio ricordare che quando il Partito Democratico ha contestato i tempi stretti con cui si è andata a maturare la precedente legge di bilancio, accusava il governo allora pentaleghista di essere un governo animato da derive autoritarie, di essere un governo non democratico e via discorrendo. Quando è nato il secondo governo Conte, quello sostenuto oltre che dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico, tutti ricorderanno, perché c'è stato addirittura un dibattito tra i costituzionalisti, che in buona sostanza questo governo ha ignorato la volontà popolare, la democrazia reale che andava verso un'altra direzione, che voleva le elezioni anticipate, quindi un nuovo governo di centrodestra. Questo è quello che hanno stabilito tutti gli studi demoscopici in questi mesi. Loro si sono appellati alla democrazia parlamentare dicendo che la nostra Costituzione prevede un ordinamento che dà centralità al Parlamento. Ora, dove sta questa democrazia parlamentare? Perché se esistesse dovrebbe manifestarsi nel lavoro parlamentare, nella centralità del Parlamento all'atto del licenziamento della legge di bilancio dello Stato. Non c'è questa democrazia parlamentare. Quindi questo governo è un governo totalmente abusivo, perché non è legittimato dal consenso popolare e ignora completamente le prerogative parlamentari, perché bypassa il Parlamento all'atto della discussione e dell'approvazione della legge di bilancio. Quindi è smascherato l'equivoco in maniera definitiva. Bene, grazie al vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia.